La politica di sostenibilità ambientale del comune di Seriate continua. Dopo la settimana per l'energia dei primi di novembre, ora ci aspettano 7 giorni di sensibilizzazione per la riduzione della produzione dei rifiuti a monte della raccolta differenziata. È in programma difatti la Seriate, settimana europea per la riduzione dei rifiuti, in programma dal 17 al 24 novembre. Ne parliamo con la responsabile all'ambiente del comune di Seriate, Alessia Galletti. Alessia, ci parli della Seriate, di che cosa si tratta? Ma innanzitutto Seriate 2012 è il titolo dell'azione che quest'anno abbiamo chiamato così proprio per l'assonanza con il nome della città di Seriate e l'acronimo della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti. Significa proprio questo, SER 2012. Abbiamo aggiunto IATE appunto per l'assonanza con la nostra città. Si tratta di un'iniziativa che viene organizzata a livello europeo, fa parte di un programma dell'Unione Europea nell'ambito del progetto Life Più e ha la finalità di sensibilizzare la comunità, dei cittadini, dei portatori di interesse, degli enti, delle istituzioni sulla prevenzione della produzione dei rifiuti a monte della raccolta differenziata, che pure è importante. Perfetto, e quali sono gli appuntamenti che ci aspettano? A quest'anno il calendario è ricco, è il quarto anno, appunto la quarta edizione che Seriate partecipa con 6 iniziative che vanno dal 17 al 24 di novembre, iniziative ecosostenibili che sono state interamente progettate in sinergia con l'ufficio cultura dal mio servizio, dal servizio ambiente. E si parte con un'iniziativa il 17 di novembre, che è il mercatino del riutilizzo per il gruppo delle neomamme, che organizzano in biblioteca, nella sezione adulti, questo mercatino di abiti e attrezzature per neonati e infanti, fino a azioni per i bambini completamente gratuite. E per i bambini quindi cosa abbiamo? Allora, diciamo che l'iniziativa, sono 2 le iniziative. La prima è stata intitolata Tetraciclo, è un laboratorio gratuito organizzato tenuto da Silvana Toffolini, che viene svolto in sala musica a biblioteca il 22 di novembre a partire dalle ore 16:30. Un laboratorio gratuito, è necessaria però una prenotazione telefonica. I bambini dovranno portare con sé, per poter partecipare, un contenitore di carta e cartone per bevande sufficientemente grande, tipo questo, naturalmente lavato, pulito e tagliato nella parte sommitale. E poi non dico di più perché lascerò a Silvana l'onore di svelare la sorpresa. Perfetto, per cui portate questi contenitori, tipo quelli del latte per intenderci, certo, dei succhi di frutta, e chiamate allo 035 304 300 per la prenotazione. Questa iniziativa anticipa un po' la campagna che invece partirà a dicembre, che è una campagna più complessa e più lunga, che arriverà fino alla fine del 2013, che è Semplicemente Riciclabile, che è una campagna di informazione e sensibilizzazione offerta da Tetra Pak Italia S.p.A., che appunto ha sponsorizzato tutta l'iniziativa. Troverete in allegato al calendario del 2013 della raccolta differenziata un opuscolo molto interessante sul come si riciclano, si raccolgono in forma differenziata e poi si riciclano i contenitori per bevande. Perfetto, e abbiamo anche delle iniziative ad hoc per gli adulti. Sì, delle iniziative, oserei dire, e per tutti i cittadini. Sì, importanti. Il tema verso il quale quest'anno ci siamo indirizzati per gli adulti è stato quello del cibo in linea generale, anche se poi non tutte le iniziative sono state, siamo riusciti ad organizzarle su questo aspetto. Diciamo che l'evento clou è l'inaugurazione della Casa dell'Acqua, che si terrà il sabato 17 novembre, quindi in apertura, nella giornata di apertura della settimana, a partire dalle ore 15. Finalmente, dopo una lunga gestazione, un parto altrettanto difficile, anche Seriate avrà la sua casetta dell'acqua. Si tratta di un distributore di acqua alla spina che fornirà con 2 punti di erogazione l'acqua della rete acquedottistica di Seriate, quindi l'acqua dell'acquedotto, la cosiddetta acqua del sindaco, che potrà essere prelevata sia nella versione naturale che addizionata di anidride carbonica e refrigerata.
in occasione dell'inaugurazione sarà possibile anche acquistare alcuni prodotti direttamente dalla ditta installatrice della casetta e successivamente continuare ad acquistarli, acquistare questi generi no food, grazie al fatto che la casetta sarà dotata di un distributore automatico di generi non alimentari che hanno una qualche attinenza con il prelievo dell'acqua. Tipo, quindi? Tipo borracce per ciclisti, cestelli, bottiglie di vetro, pluriuso, quindi anche prodotti per l'igiene personale, eccetera. Perfetto. Diciamo che la scelta dell'amministrazione di installare un distributore automatico di acqua alla spina è una scelta consapevole e legata al duplice scopo di ridurre da un lato la produzione di bottiglie di plastica e quindi abbattere gli impatti sia dalla produzione della bottiglia stessa alla movimentazione, al trasporto e fino allo smaltimento finale. Di conseguenza il secondo aspetto è quello anche di ridurre indirettamente le emissioni di CO2 legate proprio all'uso della bottiglia di plastica. Quindi è un'azione che finalizzata al conseguimento degli obiettivi che Seriate si è data anche col piano di azione per l'energia sostenibile quando ha aderito al patto dei sindaci. E poi c'è anche un risparmio economico. C'è anche un risparmio economico perché Seriate ha calmierato il costo, almeno inizialmente, dell'erogazione fissando il prezzo a 5 centesimi il litro, per cui è assolutamente vantaggioso per le famiglie. Sarà possibile il prelievo sia con la tessera che con moneta da 5 centesimi fino a 2 euro e un sistema di videosorveglianza e di luci a LED, proprio perché in ambito di risparmio energetico non se ne poteva fare a meno, garantiranno anche la sicurezza della postazione. Perfetto, e ora terminiamo anche con la descrizione di due appuntamenti gustosi, uno per bambini e uno per adulti. Di che cosa parliamo? Allora, parliamo di un'interessante iniziativa, un po' unica per la prima volta, abbiamo fatto già altri convegni, però questa è la prima volta che abbiamo progettato un'azione un po' più concreta e anche, diciamo così, di stimolo. Si tratta di un'iniziativa che vede, diciamo così, la partecipazione di uno chef. Verrà tenuta martedì 20 di novembre a partire dalle 19.30 in biblioteca presso l'auditorium ed è buono da mangiare, buono da pensare. Cioè, appunto, questo chef preparerà sul posto con una cucina, induzione a risparmio energetico, dei deliziosi manicaretti con cosa? Con gli avanzi di cibo o con scarti di frutta e verdura, in modo che si possa rappresentare compiutamente come si può fare anche nell'ambito, diciamo, delle esperienze quotidiane di cucina, una riduzione dei rifiuti. E quindi in questo caso ecoricette, sì, ricette sostenibili. In questo caso la prenotazione è obbligatoria perché dovremo tararci anche sui quantitativi di, appunto, di materiale che necessitano, ed è obbligatorio farlo anche telefonicamente direttamente allo studio associato che si sta occupando dell'organizzazione di questa serata. In internet, sui tabelloni luminosi presso il servizio ambiente, presso lo sportello al cittadino, sono presenti tutti i riferimenti per fare le prenotazioni. Perfetto, e per i bambini invece? Per i bambini invece c'è un'esperienza che, grazie al successo dell'anno scorso, viene riproposta. È praticamente un baratto di giochi in vista di una Santa Lucia senza sprechi, seguito da una merenda ecosostenibile a chilometro zero con prodotti del territorio. Il titolo è significativo, è Gusta il giusto e dona il resto, e si terrà sabato 24 novembre in biblioteca a partire dalle ore 15.30. I bambini dovranno portare con sé i giocattoli che intendono non più utilizzare e potranno scambiarli con altri giocattoli di altri bambini. Per la merenda sarà necessario altresì portare con sé un bicchiere e un piatto, questo per evitare lo spreco delle stoviglie a perdere, cioè dei piatti e bicchieri di plastica, tanto per capirci. E abbiamo anche pensato un motto, anzi l'ufficio cultura ha pensato un motto che è porta piatto e bicchiere perché ridurre è un piacere, per cui speriamo che i bambini se lo ricordino. Perfetto, per cui un poco con questo motto, così come anche quello che alle nostre spalle, unisciti a noi, fai un'azione, riduci i rifiuti, sì. È l'augurio per tutti? Sì, è l'augurio per tutti e anche un impegno per tutti. Per esatto, cui. Grazie. Grazie a voi.